Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Jopa17 e oggi siamo tornati su MXGP3 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, dopo il doppio colpo in Argentina e Messico, oggi siamo tornati su questo titolo per affrontare insieme altri due GP, quindi altre 4 gare. Oggi ragazzi mi piacerebbe mostrarvi qualcosina di più per quanto riguarda la personalizzazione sia del pilota sia della moto. Speriamo ragazzi che mi venga offerto un contratto dopo il prossimo Gran Premio per poter magari creare di nuovo un team mio privato. In questo modo potrò utilizzare la moto che vorrò e la livrea che vorrò io. Come sempre ragazzi ho mantenuto le stesse impostazioni dell'altra volta, quindi fisica pro e difficoltà realistica, i soliti 3 giri e le 2 sessioni qualifica e gara. Ok, direi di iniziare subito. Oggi correremo in Lettonia, che Gums, spero di averlo pronunciato correttamente. Perfetto ragazzi, eccoci qua, ho già fatto le qualifiche, altra pole position. Volevo vivacizzare un po' i gran premi e adesso vi faccio vedere come. Partiamo da qua. Ok, skippiamo con la prima persona. Volevo vivacizzare il tutto mettendo la prima persona. Poi il prossimo gran premio torneremo in terza persona. Fatemi sapere ragazzi nei commenti magari se preferite la prima o la terza persona. È fichissima la prima persona, è veramente fichissima. Guarda lì. Intanto siamo già quarti dopo una partenza non bellissima. Non so, non mi dispiace questa prima persona. Sì, la terza è tutta un'altra cosa, la classica visuale che si utilizza in tutti i giochi di moto. O almeno io ho sempre utilizzato la terza. Anche nelle macchine ho sempre utilizzato la terza fino a quando non ho comprato il volante. Attenzione che è caduto. È caduto Benoit forse. È caduto proprio davanti a me. Incredibile. Ok, allora sono di nuovo in testa. Cerchiamo di non cascare. Gestiamo bene il peso. Ho due manine lì piccoline. Non so, il gioco in generale non è brutto, ma secondo me la Milestone poteva impegnarsi un pochettino di più. Magari poteva farlo uscire un pochettino prima rispetto a MotoGP. Comunque se non sbaglio sono solo 3 anni che hanno iniziato a portare questo sport sulle console. Prima c'erano altri titoli, quindi ci vorrà del tempo. Considerate che MotoGP, se non sbaglio, esiste dal 2004. Dalla PS2 comunque. Pensavo mettessero i piloti del 2017 comunque quest'anno, invece hanno messo quelli del 2016. Sono tipo indietro di un anno. Gara abbastanza tranquilla. C'è nessuno dietro di noi. Su questo tracciato, se vi ricordate, avevamo già corso nel primo episodio come wild card. Non facevamo parte di nessun team ufficiale. Altro incidente. Questo però è avvenuto nelle retrovie. Gara tranquillissima, gara tranquillissima. Attenzione. Dobbiamo ricordarci che cos'era successo in Olanda 2 episodi fa. Ok, stiamo iniziando l'ultimo giro nel frattempo. La mia idea sarebbe di alternare. Qualche volta la prima persona, qualche volta la terza persona. Fatemi sapere ragazzi nei commenti se vi piace questa visuale, perché è un po' diversa dal solito.
Non vedo l'ora veramente di correre in MX1. Spero i miei avversari siano un po' più tosti. Perché questi qui della MX2 si sciolgono come ghiaccio al sole. Poi magari adesso parliamo così perché siamo in un team ufficiale. Dopo, se riesco a tornare nel mio team privato, voglio vedere se riesco ancora a stravincere come adesso. Perché stiamo stravincendo. Altro incidente, Saragozza. Sarà uno spagnolo. Ok, non dovrebbe mancare molto. Attenzione. Ultima curva. Perfetto, fantastica vittoria. Abbiamo vinto anche abbastanza facilmente. Ok. 4:45, gli ho dato 10 secondi. Sul tempo totale 10 secondi. Dov'è finito? Ah, Benoit è arrivato sesto. Ok. Va bene ragazzi, gara 2. Utilizzerò di nuovo la prima persona. Via, si parte. L'all shot è veramente, veramente difficile da fare. Max larghissimo. Ho sbagliato anch'io la prima curva. Attenzione ai contatti. Siamo 19esimi. Meglio così. Attenzione, sportellate. Stiamo recuperando posizioni come niente. Mamma mia, ho dato una sportellata incredibile. Ok, finalmente una gara un po' interessante. Ma più che altro perché ho già un bel po' di punti di vantaggio su Benoit in campionato, che è secondo. E adesso lui nella prima gara ne ha persi tanti altri. Tanto noi siamo già noni, ottavi. Primo giro andato. Incrociamo, Saragozza è caduto di nuovo. Mamma mia. Quinta posizione. Ho rischiato di perdere il controllo. Vai, 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 vai. Attenzione che ci sorpassano all'interno. Ah, ma qui esco più veloce, troppo largo. Weila! E mi hanno buttato giù. Mi hanno buttato giù. Ok, allora gara ancora più interessante. Perché siamo tornati dietro. Errore mio, errore banalissimo. Torniamo in fondo. Torniamo in fondo. Ok, adesso basta scherzare. Ho scherzato fin troppo. Dobbiamo cominciare a recuperare. Non sono mai stato così indietro. Forse è la prima volta. La prima volta sì che sono così indietro. Ma tanto tre salti sono già là. Anche Max. Anche Max ha parecchie difficoltà oggi. Ok, stiamo tornando su. E con questo terminiamo il secondo giro. Leggerissimo taglio.
Mamma mia, sfioriamo i cartelloni. Sarebbe bello arrivare lo stesso a podio. Sarebbe bellissimo. Attenzione, altri contatti. Leggermente largo. No, beh, primo non arrivo di sicuro. Però magari a podio. Tonkov. Caduto Tonkov. Sportellata incredibile con Pauls. Mamma mia, che incrocio di traiettorie. Bella gara. Ed è il terzo è là, Il terzo è là. Ridi ridi scherza scherza. Però c'ho sempre Pauls qua al dosso. Non so se ce la faccio, Ah no, il terzo... No, 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 al massimo arrivo quarto. Ah, brutte curve, brutte curve. Vabbè, concludo al sesto posto, va bene. Dai, non importa, ci sta anche arrivare una volta sesti. Almeno finalmente abbiamo corso una gara interessante e vince Benoit. Vince Benoit. Secondo Jeffrey e terzo Jeremy. Vediamo la classifica generale. Ok, abbiamo praticamente, ci siamo invertiti le posizioni, io e Benoit. E niente, non recupera praticamente niente. Forse Jeffrey che recupera due punti. Ok ragazzi, ciao Marcus. Sono arrivate molte offerte sulla mia scrivania. Dobbiamo decidere cosa fare. Continuiamo col tuo team attuale o proviamo un altro team? Se ti senti pronto possiamo anche passare al nostro team personale. Allora, corri col tuo team personale. Fantastico. E come sponsor ci prendiamo la GoPro. Mamma mia. Allora, personalizziamo il pilota. Allora, outfit questo qua. A me non dispiace come outfit, quindi direi di mantenerlo. Finalmente possiamo correre con la nostra livrea. E allora possiamo personalizzare la moto. Magari anche acquistarla. Prendiamo un 250. Questa qui non sembrerebbe male. Kawasaki. No, la Kawasaki non è male. Prendiamo la Kawasaki, va. Sì. Ok, eccola qua. Fantastica, veramente bellissima. 417. Allora, configuriamola. Aspetto. Allora, le grafiche dello sponsor. Ma mettiamo le grafiche dello sponsor, va. Ok, poi piastre. Piastre le mettiamo bianche, se c'è il bianco. Va bene questo. I mozzi. Beh, questi li possiamo fare rossi. Come anche la pedana. Le leve, anche queste qua rosse. Rosso anche questo. Voglio dargli un tocco di rosso. Il carter lo facciamo giallo. I raggi rossi. Mentre questi li facciamo gialli. Cavi del freno direi gialli. Colore numero laterale. No, tieni il nero. Ok, il manubrio, eccolo qua. Qui possiamo scegliere un manubrio. Mettilo giallo. Così. Qui ci sono altri tipi di manubrio, ma non importa. Le manopole. Vedete, ci sono vari tipi di manopole. Gialle. No, meglio rosse. Ok, paracolpi.
Va bene questo. Il paramani lo mettiamo. E lo mettiamo rosso. Lo scarico. Ok, qui modifichiamo anche le caratteristiche della moto, Accelerazione, velocità. Metti questo, va. Ok, le gomme. Dunlop. Maneggevolezza. Beh, più o meno danno tutte 8 di maneggevolezza. Va bene queste, va. Poi i cerchi. Mettiamoli blu, va. Adesso non sto lì tanto a guardare, ragazzi, perché tanto sono sicuro che vinceremo di nuovo lo stesso facilmente. Vai con questi. Ah, aspettate, mi sono dimenticato una cosa, perché ci sono anche i dischi dei freni. Qua dobbiamo aumentare la forza frenante. La Brembo? No, non mi piacciono. 9,5. Van bene questi, dai. Ok, direi che siamo pronti. Siamo pronti. Ok, gara successiva. Selezione moto, direi di prendere la Kawasaki. E correremo in Germania al... Non so come si pronunci, ragazzi. Teutschenthal. Dovrebbe pronunciarsi così. Comunque, corriamo in Germania. Ok, ragazzi, altra pole position anche qui in Germania. Però stavolta... diciamo, i secondi di vantaggio si sono ridotti. Addirittura siamo scesi sotto il mezzo secondo. Direi che qua va bene. Guardate la nostra bella livrea in prima posizione. Forse scegliere una moto 250 non è stata una buona idea. Però vediamo un attimo. Magari finalmente riesco a fare l'all shot. Vediamo. Sì! Finalmente è mio, ragazzi. Finalmente è mio. Guardate che bella la nostra livrea. Un po' di rosso, un po' di bianco e un po' di giallo in mezzo al blu dello sponsor. Ok, c'è Benoit secondo. Incidente di Saragozza. Sta cadendo un po' troppo spesso, sto tizio. È caduto in gara 1, gara 2. E adesso è caduto anche qua in gara 1 in Germania. Qui ho deciso di reimpostare la terza persona. Per poco non stavamo per cascare. Largo. Benoit è lì, Benoit è lì. Molto stretti qua, fantastico. Usciamo velocissimi. Qua invece leggermente larghi. Dai che stacchiamo Benoit. C'è anche un altro avversario che lo sta insidiando. Dai che ci può dare una mano. Ho perso l'equilibrio. Non ci voleva, non ci voleva, non ci voleva. Qui Benoit ha accorciato le distanze. Siamo solo al primo giro, Dove caspita è il traguardo? Ah, qua. Non lo vedevo più. Ok, primo giro andato. È lunghetto,
Lunghetto come tracciato. Altro incidente. In ottava posizione. Niente da fare, ragazzi. Domino anche col team privato. Allora non vedo l'ora di finire in MX1 per andare a sfidare Cairoli. Ecco, sti saltini possiamo però evitarli. Qui prima sono cascato, eh. Teniamo giù il muso della moto. O era dopo? Forse l'ho cascato qua. Sì, forse l'ho cascato qua. Niente, non c'è nessuno che possa starmi dietro. Almeno in MX2 non c'è nessuno. Ok, ottimo atterraggio. Iniziamo l'ultimo giro. Mi piacerebbe provare a doppiare qualcuno, però la vedo veramente difficile in tre giri. Anche facendo tre volte il giro record non sono sicuro di riuscire a raggiungere qualcuno nel gruppo. Buono, molto stretto qua. Benoit è là dietro. La GoPro ha fatto bene a offrirmi il contratto. Ha fatto veramente bene. Attenzione, errore qua. Ok. Dai che mancano poche curve oramai. Però stiamo facendo troppi errori, troppi errori. Qui ho commesso un errore banalissimo. Infatti Benoit sta tornando su, sta tornando su. Ah, ma adesso con due accelerate lo rimettiamo dietro e lo stacchiamo. Ma l'ho fatto apposta, ragazzi. Era per rendere un po' più interessante il finale di questa gara, dove abbiamo nuovamente dominato. Altra vittoria, ragazzi. Maciniamo vittoria come se non ci fosse un domani. Ok, secondo Benoit e terzo Jeffrey. Va bene, ragazzi, gara 2. Cerchiamo di vincere anche questa. Facciamo una roba, diamogli un leggero vantaggio. Ok. Oh no, sono partito malissimo. Ah beh, ma adesso recuperiamo, eh. Ho vinto l'all shot al contrario. Ho vinto l'all shot al contrario. Atterro in testa a Thomas. Dov'è Benoit? Se non approfitta di queste occasioni che gli regalo. Chiudo Thomas. E siamo terzi, signori. Dai che prendiamo anche Max e Jeffrey, che se non sbaglio è terzo nel mondiale. Opla. Saltini perfetti. Mamma mia che sportellata. È andato esterno al tracciato Max, scusami tanto. E siamo di nuovo davanti, dopo praticamente un giro neanche. Beh, che la gara forse in questo caso è di 3 giri e mezzo, eh.
che usciamo dai blocchi di partenza e dobbiamo affrontare un paio di curve e poi iniziamo il primo giro. Di nuovo sono cascato in questo punto qua. E sono incredibilmente davanti. Da dove caspita mi ha fatto ripartire? Dai, una bella sfida con Max. E il primo giro è quasi andato. No, comunque il livello di difficoltà è veramente imbarazzante. Spero aumentino un pochettino, perché sennò veramente non c'è più gusto. Mi ricordo su Valentino Rossi The Game l'anno scorso era veramente veramente difficile vincere, però almeno le gare erano interessanti. Pensate che in Moto3 ho vinto all'ultima gara per un solo punto il mondiale, e poi in Moto2 e in MotoGP non ho combinato praticamente nulla. Sti errori no. Adesso Max ha ripreso la testa della corsa. Ma perché sto tanto stretto, troppo stretto forse. Ah, vedete qua, ho tagliato. Ok, mi sono ripreso la prima posizione. Stiamo bassi qua. È un peccato non vedere Benoit nelle prime posizioni, comunque. Veramente un gran peccato. Ok, adesso inizieremo l'ultimo giro, finalmente. Ok, ottimo, abbiamo frenato giusto. Ottima, l'ho dipinta benissimo. Bella questa S, bella. È qui che si guadagnano i secondi. No, però quella lì la sbaglio sempre. Altri due incidenti, Tonkov e Bernardini. Max deve ancora iniziare adesso probabilmente il terzo giro. Ok ragazzi, altra fantastica vittoria in solitaria. Vediamo chi è arrivato secondo e terzo. Secondo Max, terzo Jeffrey e Benoit quinto. Ok, classifica generale 321 punti contro i 285 di Benoit. Va bene ragazzi, eccoci tornati nel menu principale della carriera di MXGP3. Gran belle vittorie. La gara forse più interessante di oggi è stata gara 2 del primo GP, dove siamo arrivati sesti ma solo perché siamo caduti. Ragazzi, come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su MXGP3. Alla prossima ragazzi!